Ehi Lanciurma, io sono Marzettessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Siamo appena sbarcati in Bretagna, in Gran Bretagna, diciamo. In Britannia, ecco, chiamiamola Britannia, che forse è un po' più sensato. Allora, dice, andiamo a uccidere i banditi. Tra l'altro abbiamo adesso anche il nostro monaco qua, sì. Che non è forte, però possiamo essere buona percezione, buona finezza e qualcosina di endurance. Ha un coltello, diamogli subito un heavy sleeper. Ah, non è nel party, ok, solo con noi temporaneamente, vabbè, buono. Allora, c'è altra roba che dobbiamo raccogliere, saccheggiare, fare. Oh, noi apriamo dei bauletti. Ah, sono qua. Quindi dobbiamo fare un bel girello. No, ok, erano dei cesti, non erano dei kern. Ho scoperto che c'era un achievement di cioè di trovare tutti i kern in Danimarca, che pensavo di aver trovato tutti, perché abbiamo esplorato bene tutte le parti, invece no. Invece no, e quindi nulla. Non so se potremo tornare, mi sa di no. Per cui praticamente perso per sempre, a meno che non facciamo una seconda run come ci è stato poi necessario. Ma allora, facciamo che andare direttamente là, dai, che sennò qua temporeggiamo troppo, il video si fa lungo, sono sempre super lunghi questi video. Allora andiamo in là e qua non ci fanno passare. Sì, ci fanno passare. Ok, però mi sa che per andare in là dobbiamo passare di qua, eh? Se troviamo delle robe per strada le raccogliamo, ma se no. No, ok, non si passa di qua, mi sa. Dobbiamo entrare dentro la città? Penso di sì a sto punto. È un sacco di mele in sta zona, sembra. Qua mi faccio poi un giro io. The cross of the Frankish god. Astrid mentioned that they Oops. worship him here. This could become a problem. There's no love lost between our gods and theirs. You think the Franks might try to interfere with our activities here? Exactly. We may have to make an example or two if they get bold. Ok, abbiamo appena distrutto una croce, ma. Beh, e abbiamo tra l'altro un Morkant con noi. Da che parte si va più che altro? Scusatemi, qua. Non si passa, qua non si passa. Di qua forse, sì. Scusate, sto imparando un po' con voi e vediamo. Dove ci portano i nostri passi? A su di qua? Sì, mi sa che abbiamo imbroccato la strada giusta. Però là dice che ancora più in su. Cos'è sta roba? Ci sarà una strada, no? Una certa. Un cairn, ottimo. Ok, qua non possiamo andare perché non abbiamo i cavalli. Quindi dobbiamo per forza passare in mezzo ai prati qua. Delle erbe. Pila di pelli di animali. C'è qualcosa di decomposizione, lasciamolo là che non so. Ah, qua si passa. Ma sta strada da dove arriva, tra l'altro? Ok, qua si passa oltre il fiume. Ah, cos'è? Sono sei uomini. Ok, sembra che le tende siano fatte da vele di una nave. Ok, di sicuro non sono dei combattenti.
Non ho capito se sono loro i nostri. Oh, da dubbio tocchiamo. Chi è l'altro che ha usato l'arco? Non ho mica capito. Anche a Slayfro che ce l'ha come secondaria. Oh, sono rimasti in 4, ok. E sono mediamente trincerati là, ma li farei anche venire. Ma questi due sono dei berserker, credo. Farei un cordone qua. Allora, tu a Slayfre, vieni qua. Poi Gunnar anche in prima fila lo metterei. Aspetta qua anche cover, ottimo. E Roskva la mettiamo qua. Probabilmente faranno il giro, però. Katie lo metterei. Qua dovrebbe avere buona vista, insomma. Cosa può fare lui allora? Puffball. Lancia un fungo che esplode. Tactical Move, Restore. Ha una cura anche lui. Per cui vabbè, lo mettiamo qua dietro. Anzi, vai qua. Gli altri cercheranno di girare, infatti. Ok, quello è interrupting. Va bene, ma non è un problema. Allora. Direi che con questo, con Katie l'abbiamo buona percentuale, per cui vai con Quickshot che magari lo tiriamo anche giù. Oh, il primo che si muove si prenderà il l'attacco del tizio, per cui io andrei. Così di stun. Sì, andrei a stunnarlo allora. Ahia, c'era una trappolona però. No, vai con lo stun. No, Nefia la muoviamo qua dietro. E io anche vado qua. Ad accogliere gli altri, mentre invece. Oh, Roskva, ho bisogno che tu vai a curare. A Slayfre. Così se c'è fosse un'altra trappola non rischiamo che poia. E tu dovresti poter fare un restore su Gunnar, no? Ok. E poi torna indietro qua. Vai.
Allora, Sleifre può ancora andargli dietro, così che lui con carica dovrebbe tirarlo giù. Andato. E adesso Gunnar può tornare indietro a Sleipr leggermente indietro. E non ce l'ho neanche attaccato, ma buono così. 94%, riesco a farci un... proviamo. Aia. Ha mancato 2 su 2, vabbè. Che dire? Facciamo un Reckless. Nefio, tiralo giù. Oh, teoricamente se restiamo nel range suo non dovremmo prendere un tiro d'opportunità, vero? No, infatti. Per cui, allora, tu... spostati qua. Per ora non servi. Gunnar va di carica su questo. Critico, ok, anche perché aveva il Bloodthirsty. No, se si muove però fa da ricevere un tiro di opportunità. Faccio correre là giusto per sicurezza. Ma lei se... Vado sullo sling, ha qualche possibilità? Proviamo. Lui cos'è che c'ha? Ha un'arma a distanza anche lui, ha una... Ok, deflected, ma non è grave. Tu non puoi... no, eh? Allora, aspetta, rimettiamo l'arma normale a lei che... Non vorrei che qui restasse con la... Rombola. Allora, qua abbiamo il... Togliamogli lo scudo. In modo che non abbiamo poi problemi a tirarlo giù. Ottimo. Non ho capito se erano questi pirati. Speriamo di aver picchiato la gente giusta. Ok, tutti a posto. Ah, buono così, eh? Erano loro allora, sì. Beh, raccogliamo quello che si può raccogliere da questi. Due li abbiamo tirati giù al volo. Quindi mettere un arco come secondario non, cioè, potrebbe non essere una cosa malvagia, perché Sleifer ne ha tirato giù uno così a caso. Forse fossero stati in tre. Ne avrò tirati giù tre, no, non lo so. Non credo che avremmo potuto tirare giù tutti con sto stratagemma. C'è della roba qua, no. Nulla, torniamo indietro, per l'esplorazione la farò poi per conto mio, camera magari. Nello conduce questa strada. Ah, conduce proprio qua alle fattorie, direttamente. Ok. Allora, sembra che si aspetti di ricevere un'ascia in testa da un momento all'altro. I banditi non vi daranno più problemi. C'è un uomo che fa un segnale con la mano.
Quindi è vero, i banditi se ne sono andati. Visto Mokulin, ho detto che questi stranieri sembravano differenti da quelli che li avevano preceduti. Scusateci per i nostri pregiudizi, Clafford Mazzetes. Ti sei dimostrato un amico di questa cittadina. Quindi a proposito di queste provviste? Vi porterà dei cavalli freschi e in salute da una delle fattorie vicine. Vi aspetteranno alla parte esterna della città quando te ne andrai. Allora, Morkant sorride quando traduce e aggiunge un po' del contesto. Spero che tu capisca che questo è davvero un regalo stravagante per questi contadini. Regalare così tanti cavalli in salute, questo regalo è degno di un re. Grazie, sono contento che abbiamo chiarito tutto questo. Mazzetes, ti sei dimostrato capace e onorevole. Sto pensando, i miei viaggi e i miei studi mi hanno collegato a Eoforwic e a Perth. Se dovessi indirizzarti in una di queste direzioni, sarei contento di unirmi a voi. E dove sono questi posti che hai menzionato? Perth è molto a nord, nelle terre dei Pitti. Alcuni dei Pitti ancora credo nella loro fede antica e spero di incontrarmi con loro e di raccontare le loro storie. Eoforwic è la sede del re Osred, Clafford è protettore del Northumbria. Devo incontrare il concilio di questo vescovo, no, del vescovo saggio che ce l'ha. Sarò contento di condividere la strada con voi. Splendido, sono certo che avremo molto da imparare da noi, cioè, non dall'altro. Ok, abbiamo preso anche un achievement. 2 ore di preparazione più tardi. Adesso possiamo effettivamente controllarlo e probabilmente negli accampamenti possiamo sfruttare anche lui. Ok, abbiamo ricevuto 10 punti esperienza che potrebbe essere utile sfruttare e tra l'altro sarebbe interessante anche vedere lui com'è messo. Allora, lui come equipaggiamento ha un rosario, ha una sling, ha un coltello, ha una cosa d'acqua. Non ha nulla di armatura, ma neanche noi abbiamo da dargli. Più che altro, come skill, gli deve andare assolutamente l'heavy sleeper e gli darei anche il constitution, che non si sa mai. E gli potenzierei, cosa gli mettiamo? Noi abbiamo già due healer in realtà. Ma lui è bravissimo nel Tinker. Ah, molto fico. Potremmo mettergli dello scouting. Ci sta. E potenziamogli un po' la sling e anche il coltello, già che ci siamo. Non dovremmo farlo combattere, ma non si sa mai. Lui ha un tactical move, non ha witchcraft, quindi non può curare fuori dal combattimento. Guardia male non fa, direi. Abbiamo anche witchcraft. No, potenziamo gli healing, ottimo. Così anche cure, ottimo così. Buono, buono, molto bene. Anche due di leadership. Ma noi abbiamo solo due di leadership. The fuck? Ah, abbiamo bisogno di aumentarlo. Ah, ok, fa un restore di
Allora, possiamo spendere qualcosa? Sì. Possiamo spendere abbastanza punti, per cui potrebbe essere una buona idea che interrompiamo il video qua, raccolgo delle informazioni in giro, cioè raccolgo provviste in giro, sistemo un po' i livelli di tutti e ci vediamo tra pochissimo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.